Le tecnopillole di FVG Tech con Gabriele Gobbo. Allora, cari amici radioascoltatori, io sono Gabriele Gobbo e questa è la pillola di tecnologia di FVG Tech. Per la tecnopillola di oggi parliamo di un anno di Twitter. Come sempre, il social dell'uccellino azzurro ha pubblicato la sua analisi annuale delle conversazioni sulla piattaforma, di quello che parlano gli utenti fra hashtag e tweet, così si chiamano i post su Twitter, a livello globale. Ecco, ovviamente l'analisi è in tutto il mondo, perché Twitter è utilizzato quasi in tutto il mondo. In certi paesi è molto utilizzato, in altri paesi un po' meno, ma anche in Italia, insomma, ha i suoi estimatori. Dovete pensare che è una delle principali piattaforme utilizzati dai mass media e dai personaggi famosi per raccontare qualcosa o dire qualcosa che poi venga ripreso dalla stampa. Insomma, è un social network per comunicare e poi fare in modo che la stampa parli di quello che scriviamo. Fra gli argomenti principali, ovviamente andando ad estrapolare quella che è il paese Italia, quindi Twitter Italia, e quindi come gli italiani nell'ultimo anno hanno utilizzato Twitter, uno degli argomenti più dibattuti, ovviamente, pensate un po', sono i Maneskin. Ovviamente hanno avuto un battage in tutto il mondo, ma in Italia è uno degli argomenti che nell'ultimo anno su Twitter ha avuto più discussioni e su cui tutta la conversazione di Twitter italiana ha così preso spunto. Ma non è questo, ovviamente, come non ricordare tutte le vittorie sportive agli europei e alle olimpiadi. Insomma, è stato un anno pazzesco, stiamo ancora vincendo cose a livello mondiale, europeo, dalla miglior torta fino ad arrivare alle bocce e che ne so io, ma anche tantissime cose internazionali importanti, come abbiamo detto, appunto, gli europei e le olimpiadi. Un dibattito forte anche su questi due argomenti. Dopodiché, ovviamente, il Green Pass, il non Green Pass, insomma tutto quello che ruota attorno alla pandemia, ma soprattutto questo Green Pass. E poi nell'ultimo anno, fra gli argomenti, finalmente qualcosa di leggero dopo il Green Pass, i film dell'ultima stagione. Questo è un altro argomento molto importante. Ma attenzione, ovviamente si può andare su Twitter per scoprire e commentare tutti gli aggiornamenti in diretta di quello che succede, e anche gli avvenimenti in diretta fanno parte delle cose più chiacchierate. Ma attenzione, perché c'è un tweet che ha ricevuto più like e retweet da parte degli italiani. Indovinate un po', su Twitter, dove la persona di cui vi dirò il nome tra poco non è molto presente come lo è ad esempio su Instagram, ha fatto il botto e ha ricevuto, come dicevamo, più retweet, che significa più condivisioni, e più like, quindi cuoricini di Twitter, in assoluto, ovviamente, in Italia. E si tratta del post, ovvero sia del tweet di Fedez in occasione della sua partecipazione al concerto del 1° maggio Rai. Visto di cosa è capace Twitter con le sue analisi, oggi sappiamo che l'argomento Fedez e concerto del 1° maggio in Rai è stato il tweet più utilizzato. E questo era l'aggiornamento di questa tecnopillola. Da Gabriele Gobbo è davvero tutto, e noi ci sentiamo la prossima settimana.